Piatti tipici preparati a quattro mani, si tratta di Giro Gustando, un vero e proprio gemellaggio a tavola tra ristoratori, un'iniziativa di Confesercenti con il patrocinio della Camera di Commercio e il contributo di Estra, che coinvolgerà quattro ristoratori ed altrettanti colleghi toscani. Ma è una bella iniziativa perché è un modo per collegare varie province con la scusa del mangiare, in sostanza. Si tratta di organizzare degli incontri tra ristoratori di varie province, quindi Siena, Grosseto, Arezzo, per condividere le ricette, sì, ma quella è la scusa ovviamente per vedersi, per incontrarsi, per scambiarsi opinioni. Si inizia lunedì 7 ottobre in Casentino, dove al ristorante La Vita di Soci il titolare ospiterà la collega Donatella Barcelli della trattoria senese Il Libridinoso di Murlo. Abbiamo un menù molto completo, formato da due antipasti, uno preparato da me, che sarà la pappa al pomodoro sul lardo di maiale del Casentino, una panna cotta preparata dalla signora con una fonduta di pecorino, poi prepareremo una crema di funghi, visto che siamo in stagioni, che serviremo con dei crouton di pane fatti con lievito madre. E la signora presenterà invece un picio servito con sugo d'animelle. Come secondo io preparerò un coniglio, che è del Casentino, ripieno, servito con uno sformatino di verdure, e la signora del cinghiale. Seguiranno due dolci, un tortino di riso al vinsanto e dei cantucci. Questo 7 di ottobre la cosa più interessante sarà anche il pre-cena. Infatti, in un gemellaggio culturale museale con Murlo, da dove proviene il ristoratore del Libridinoso, avremo la possibilità di visitare anche gratuitamente alle 19.30 per tutti coloro che poi usufruiranno della cena il Museo Archeologico di Bibbiena. Quindi un gemellaggio culturale tra il Museo Etrusco di Murlo e quello di Bibbiena. Come comune siamo insomma orgogliosi di che la nostra realtà culinaria partecipi a questa manifestazione, e non solo rientra nelle nostre politiche di sponsorizzazione del turismo, di attività come ristoranti. Presenti a tutte le serate anche i sommelier AISMA. Il vino principalmente si vende a tavola, e in questo caso abbiamo questa opportunità di poter dimostrare, avendo dei menù che sono comparativi di un posto e di un altro, in cui i nostri vini di Arezzo possono essere abbinati sia ai nostri piatti che ai piatti di altri situazioni, eccetera, come è già stato fatto quando abbiamo fatto quella di andata, che abbiamo abbinato i nostri prodotti agroalimentari con i vini del territorio che ci ospitava.